mercoledì 25 novembre 2015, siamo a Verona, siamo con l'Arena per la cronaca di oggi. Si parla ancora a pagina 11 di quadri rubati, con il Consiglio Comunale fissato domani per discutere di questo argomento. Mi pare ovvio che non ci sarà il sindaco, che ha la delega alla sicurezza e alla cultura, sarà impegnato in un importantissimo convegno a Roma sulla cultura, e questo si commenta da solo. Si parla ancora nelle pagine successive di questa incredibile razzia che non ha giustificazioni e neppure colpevoli. A pagina 15 non possiamo non essere sarcastici nel commentare, anzi nel non commentare, nel leggere il titolo di un'alleanza per salvare i monumenti di San Giorgio. Si ripristinerà il monumento di San Giorgio, il bastione di San Giorgio, dopo aver affondato la fondazione e essersi fatti rubare il patrimonio Castelvecchio. E dopo arriviamo a una notizia molto interessante, direi la notizia del giorno, dell'indagine sui rifiuti trovati i resti umani, ma quello che interessa e che desta scalpore, non più di tanto a dire la verità, è il legame tra le imprese sequestrate di Verona e quelle di Crotone. Ci dice la giornalista Alessandra Vaccari: nell'ultimo periodo, in atti giudiziari di varie forze dell'ordine, è comparsa sempre più spesso una provincia, Crotone, legata alla nostra. Sarà un caso o forse no? E noi vogliamo ricordare i pranzi casuali tra esponenti capi clan dell''Ndrangheta qui a Verona e i nostri politici, sia di altissimo livello. Parliamo anche dell'apertura del faro casuale a Crotone, con il presidente della provincia indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Tutte casualità che arriveranno evidentemente fra poco a una verità. E buona giornata.